sostanzialmente giusto per quello che si è visto. Primo tempo ho giocato meglio dall'Ecco, il secondo tempo abbiamo visto di giocare meglio invece da Provercelli, ma nel primo tempo secondo me si poteva chiudere anche sul 2-0 e allora la partita probabilmente avrebbe assunto un'altra fisionomia. Sì, detto tutto giusto, risultato giusto, peccato anche se abbia preso un gol evitabile, però ci sta, è stata una mischia, non siamo riusciti a buttare via la palla, è rimasta lì, un gol evitabile, però in sostanza per come è andata la partita, come ha detto lei, il primo tempo sì, dovevamo essere più bravi a chiuderla, nel secondo tempo una volta passati 10 minuti a cavallo del loro pareggio, dove abbiamo subito troppo, dobbiamo essere un po' più bravi, dopo la sensazione è che potevamo avere lo spunto per andare a vincerla, c'è mancata la forza di andare a vincere nel finale, e quando è così poi magari rischia anche di perdere. Però alla fine fare un punto su questo campo, secondo me è un punto importante contro una squadra forte, non ci giriamo intorno, la classifica dice delle cose, ma il campo dice che questa qua è una squadra forte, la squadra da primi posti, non è una squadra da stare di dietro o in mezzo, quindi tanto di cappello a loro e tanto di cappello ai ragazzi che sono stati bravi. Io dico sempre, vogliamo sempre vincere, ma quando non si può vincere non dobbiamo perdere, e questo spirito secondo me si è visto. Sì, mister, forse oggi era proprio la partita perfetta per avere l'aria, come dici sempre, se non ce l'hai non puoi farti necessità di più chiaro, però al di là di questo è una teoria comunque che Girelli ha messo quel ruolo anche dal punto di vista della fisicità, vi ha dato qualcosa in più rispetto a quello che dice Darby dal punto di vista anche della gestione della palla. Abbiamo messo lì apposta, sapevamo che doveva contrastare un fisico come poi nel secondo tempo, anche se loro hanno invertito i due interni di centrocampo, noi siamo rimasti così e anzi forse ci abbiamo guadagnato da quel punto di vista lì, nel senso che Gianni aveva avuto due o tre più volte la possibilità di sfruttare la sua gamba, insomma. Abbiamo avuto tante situazioni, è vero, abbiamo rischiato qualcosa, però abbiamo avuto tante situazioni per poter far gol il secondo tempo, e secondo me siamo mancati un po' lì, un po' per sfortuna, un po' per paura degli avversari, però siamo mancati. Qualche cosina oggi, tutto sommato, da rivedere ce l'ho, però non posso lamentarmi. Cioè, è vero che non sono mai contento, però i ragazzi oggi sono stati veramente eccezionali, hanno fatto quello che dovevano fare, con grande sacrificio, con impegno, e sono riusciti a portare a casa il risultato. Mister, guardando la classifica, poi riferito sempre al primo tempo che ha giocato il Lecco, nell'intervallo io ho fatto un commento con il giornale, la radio, dicendo il Lecco gioca con la consapevolezza di fare la gara che deve fare. Quindi la classifica non è cambiata, se rimane la concretezza e la consapevolezza che è il Lecco, probabilmente la strada può andare in un certo senso invece che in un altro. No, ma è vero, questo diciamo, io lo dico sempre ai ragazzi, che poi certe cose non succedono per caso, dopo tre giornate può essere un caso che la squadra è ultima e poi magari arriva prima, o viceversa. Io credo che alla fine del giro dell'andata ci siano dei valori, adesso lo dico sempre, non so dove potrà arrivare il Lecco, questo non lo so io, non lo sa nessuno. Però se alla fine del giro d'andata abbiamo fatto 34 punti, un'idea me la posso fare, ed è giusto che questa squadra cominci ad essere consapevole di quello che può fare, e magari andare alla ricerca, quello che dico sempre allora a loro, di migliorare questa cosa, perché il giro di ritorno sarà più difficoltoso, perché il mercato di gennaio cambierà il volto di tante squadre. Però noi dobbiamo continuare ad insistere sulla nostra qualità, sulla nostra forza. Io credo, da quando sono arrivato io a oggi, credo che siano stati riscoperti tanti giocatori che forse prima
venivano considerati poco, e questa è una grande vittoria. Diciamo che stai adesso avete questo epilogo con la Virtus di Verona, che è un'altra squadra che tutto sommato ultimamente ha anche dato fastidio a tante. È qualcosa a cui generalmente si è abituati, però è sempre strano giocare la TG di Natale prima di ritorno, è da lì ad essere comunque la chiusura del giorno d'andata. Alla fine oggi voi tirate un bilancio e avete anche un bilancio, un'idea magari già in ottica mercato gennaio, avrete 8 giorni prima di tornare in campo già a gennaio. Di solito gli allenatori dicono prima si mette quello che bisogna mettere, prima ci possiamo anche lavorare. Certo, ma è tutto vero. Venerdì abbiamo una partita difficile, è la partita che chiude, io dico che è la partita che chiude il girone d'andata, anche se è la prima di ritorno, perché poi ci sarà una sosta, che poi questa sosta tanto enfatizzata in realtà è una domenica di sosta, non è che c'è chissà che cosa. E quindi ci sarà il Natale, ci saranno le festività, ci sarà modo di allenarci, ci sarà anche modo di... ma abbiamo già fatto un suo meeting con la società, sappiamo benissimo dove intervenire e cosa fare. È altrettanto vero che una squadra come la nostra in questo momento non ha bisogno di stravolgere niente, ha bisogno di qualche rinforzo affinché possa diventare migliore di quanto non abbia già fatto adesso, però è una squadra di tutto rispetto, perché comunque chi viene qui deve conquistare un posto, perché viene a giocare in una squadra che è seconda in classifica, quindi non va in una squadra che magari ha delle problematiche, che sta lottando per salvarsi, dove magari chi arriva gioca titolare perché comunque può dare di più. Chi arriva ben venga, è sicuramente il giocatore che vogliamo, quello che arriva o quelli che arriveranno, ma deve essere bravo poi chiunque esso sia a calarsi in questa parte, in questo gruppo, perché questo gruppo è veramente eccezionale, io lo ribadisco e lo dico anche ai ragazzi, sono un gruppo che sta bene insieme, se organizzi una cosa non vogliono più andare via, in allenamento arrivano un'ora e mezza prima e vanno via un'ora dopo, questi sono tutti segnali al di là del discorso tecnico tattico che ti fanno pensare che hanno voglia di stare insieme, e quando una squadra ha voglia di stare insieme fa più punti di quanti magari ne dovrebbe fare o di quanti ne merita. Vai Pino Corghetti. Nico, è stata una partita in cui hai fatto gol, ma potevi fare anche il secondo gol. Sì, non ho sfruttato bene le ripartenze che mi avevo voluto gestire un po' meglio, però abbiamo fatto insomma una partita contro una squadra molto forte. Matteo, sì, allora sicuramente avete giocato in modo il solito. Secondo te come anche un po' abbassato ma ricerca forse per coprire tutto quel campo che dà anche faticoso, peccato perché di quelle palle gestite male a provarci a l'uscita avete avuto 3 o 4 di solito su quelle situazioni lì fate molto male. Sì, potevamo discutere meglio come ho detto prima, dispiace perché stiamo vincendo, potevamo essere lì in alto, però comunque ci prendiamo il punto, andiamo a casa e ci prepariamo bene per la prossima partita. Sì, non è cambiato molto comunque dal punto di vista della classifica, visti i risultati. Quello che però è sembrato mancare nel secondo tempo è la consapevolezza che avete avuto nel primo. Ne parlavamo prima con il mister, il quale era d'accordo appunto perché se sei concreto e consapevole porti a casa i risultati. Sì, magari poi... Come ha detto prima Matteo, siamo passati un po' troppo e abbiamo concesso quella palla in aria che è rimasta lì, però episodi, abbiamo fatto comunque secondo me una grande partita, sempre la nostra partita, magari abbiamo sofferto un po' di più, però secondo me abbiamo fatto una grande partita lo stesso, il pareggio ci può stare e ci prepariamo bene per la prossima. Devi aggiungere un pizzico di cattiveria secondo te alle tue prestazioni? Sì, arrivo magari un po' poco lucido in fondo, all'ultimo, manca un passaggio alla fine, quell'attimo che per gestire meglio gli ultimi palloni che ho avuto. Sì, cosa ti dà questo gol? No, sono felice perché era un po' che non segnavo e spero di continuare a fare altri gol per aiutare la squadra. Diciamo anche uno sotto la curva, dato che l'ultimo è dovuto fare. Sì, speriamo di non si vede guadagnare un cartellino.
speriamo di segnarsi da prima possibile. Grazie.